L'esperimento che vedremo adesso riproduce più o meno quello che accadde un giorno lontano nel 1897 in Inghilterra all'Università di Cambridge. In quel tempo non si conoscevano gli elettroni, ma numerosi esperimenti effettuati attraverso una scarica elettrica in un gas rarefatto avevano attirato l'attenzione degli scienziati sui raggi catodici. Il professor Joseph John Thomson riuscì a scoprire che i raggi catodici erano corpuscoli ed avevano una massa estremamente contenuta, migliaia di volte più piccola di un atomo di idrogeno. Al museo Achille Sannia abbiamo un tubo diverso che è stato approntato dal noto scienziato francese Jean Perrin, con il quale determinò già nel 1895 che i raggi catodici avevano una carica negativa. Noi, invece, lo metteremo in funzione e lo adatteremo per effettuare l'esperienza di Thomson del 1897. L'esperimento che oggi qui ripeteremo dimostrò che i raggi catodici erano costituiti da corpuscoli massivi e queste particelle vennero chiamate elettroni. Il tubo di Perrin mostra un sottile fascio luminoso che si sposta nel tubo lungo la sua lunghezza. Questo che stiamo osservando è il famoso raggio catodico, così come veniva chiamato in quel periodo. Questi raggi catodici, cioè elettroni, sono stati generati dal cannone elettronico e provengono da un elettrodo chiamato appunto catodo. Il cannone elettronico è un complesso sistema di elettrodi situato nel collo del tubo, in questo punto. Il cannone di elettroni è in grado di funzionare poiché riceve l'alimentazione elettrica dall'esterno. In questo momento il cannone elettronico sta generando il fascio elettronico, lo sta focalizzando e lo accelera in modo adeguato, in modo che voi ed io possiamo vederlo. In effetti, gli elettroni non possono essere osservati. Nessuno strumento oggi sulla Terra è in grado di farci vedere gli elettroni e forse mai ci sarà. Noi vediamo però l'interazione degli elettroni con il gas neon contenuto in questo tubo e quindi riusciamo a immaginarli nella loro folle velocità dirigersi verso questo elettrodo situato all'altra estremità del tubo. Per procedere nell'esperimento abbiamo bisogno di creare un campo magnetico variabile con il quale cercheremo di curvare il fascio di elettroni. Le bobine di Helmholtz servono unicamente per creare un campo magnetico uniforme all'interno dell'ampolla. Queste due bobine di filo, racchiuse in questi rocchetti plastici di colore blu, e montati su questo supporto assolveranno in modo perfetto a questo scopo. Se il fascio di elettroni viene curvato e noi misuriamo il raggio di curvatura, possiamo determinare un importante parametro delle particelle che costituiscono il fascio. Questo parametro è il rapporto fra la carica elettrica delle particelle e la loro massa. Thomson, utilizzando semplici passaggi analitici, trovò una semplice formula matematica che permetteva di determinare questo rapporto. Nella formula che vediamo, V è la tensione applicata all'anodo del tubo di Perrin, B è il valore dell'induzione magnetica prodotta dalle bobine di Helmholtz ed R il raggio di curvatura che interesserà il fascio di particelle. Tramite questi strumenti di misura elettrici terremo sotto controllo sia il valore della tensione anodica del tubo di Perrin e sia il valore della corrente che circola nelle bobine di Helmholtz, che ci permetterà di determinare il campo magnetico B. Applicando il campo magnetico, vediamo che il fascio subisce una curvatura. La curvatura dipende dalla forza di Lorentz ed è perfettamente bilanciata dalla forza centrifuga a cui sono sottoposte le particelle del fascio. La lettura del raggio di curvatura è stata semplificata leggendo dei riferimenti che sono stati posti precedentemente su di una superficie che abbiamo collocato trasversalmente alle bobine di Helmholtz.
la lettura del raggio di curvatura e i parametri strumentali inseriti nella formula che abbiamo visto precedentemente ci permetterà di verificare con una certa approssimazione il rapporto carica-massa dei raggi catodici. Il calcolo fornisce un risultato che si avvicina moltissimo al valore che ci aspettavamo. Il rapporto carica-massa è risultato essere 1,77 per 10 alla undicesima coulomb fratto chilogrammi. Questo numero elevato dimostra come queste particelle di elettroni sono dotate di una carica elettrica molto alta rispetto alla loro massa di riposo. È curioso pensare che mentre il professor Joseph John Thomson nel 1897 dimostrò che la particella elettrone aveva una massa, valore che poi fu più tardi misurato, suo figlio George Paget Thomson nel 1927 dimostrò contemporaneamente ad altri colleghi il dualismo onda-corpuscolo dell'elettrone.